Chi non muore si rivede, è il caso di dire, se pensiamo a Paolo Bonolis, Mara Venier e Fabio Volo, che sono stati, loro malgrado, i protagonisti di tre delle migliori bufale del 2015, architettate da mistificatori di professione, sadici o maghi del computer. Ebbene, nei mesi passati tre sono stati dati per morti, tutti in circostanze diverse ma ricche di particolari e dettagli che non hanno fatto altro che accrescere la morbosità degli utenti nei confronti delle illustre disgrazie. Paolo Bonolis, per esempio, è deceduto in seguito ad un infarto ischemico, a Mara Venier è stata fatale una caduta improvvisa e Fabio Volo, invece, è stato vittima di un incidente stradale. Ovviamente sono soltanto fandonie che i diretti interessati hanno smentito a modo loro sui social. Il conduttore di Avanti un altro ha infatti pubblicato un ironico video in cui descrive com'è la vita in paradiso. La Venier ci è andata giù pesante minacciando querele a destra e a sinistra, mentre Fabio Volo ha optato per un selfie intimo, condividendo con i fan il tipico gesto scaramantico a cui gli uomini ricorrono spesso. Da non dimenticare nella top 5 delle bufale del 2015 anche il coma etilico di Barbara D'Urso, che ha negato l'accaduto presentandosi a pomeriggio 5 l'indomani della notizia in perfetta forma. Infine segnaliamo anche la chiusura di Beautiful dopo anni di puntate, un colpo al cuore per milioni di spettatori che ancora oggi, dopo quasi 30 anni, seguono con immutato interesse le sorti della famiglia Forrester.